praticamente l'Umbria è tutta vecchia, c'erano gli Etruschi e qui a distanza di 15 km hanno scoperto sotto un negozio, sotto un supermercato, hanno fatto degli scavi, hanno scoperto tombe etrusche. Qui praticamente se uno scava trova qualcosa. Una volta Perugia la chiamavano Augusta Perusia perché c'erano molti studiosi, poi c'erano pittori, c'erano scrittori, cioè era una città molto colta. È rimasto fortunatamente gli antichi prodotti dell'Umbria, che sono l'olio, le viti, da un ottimo vino. Poi ci sono chiaramente i salumi, poi ci sono i formaggi freschi perché ancora ci sono le pecore. Poi l'inverno, quando si apre la caccia, io non sono cacciatore perché sono vegetariano. Mi chiamo benvenuto Romano Belardi. Sono ragionieri, mi sono diplomato in ragioneria, poi ho seguitato a studiare e sono diventato dottore in economia e commercio. Però appena diplomato mi sono subito messo a lavorare con mio padre nell'antica torrefazione di caffè che risale al 1920. Dagli anni 70 mi sono messo in proprio e ho continuato il suo lavoro, cioè una torrefazione di caffè artigianale, piccolina, però con prodotti di qualità. Una volta scelto il tipo, cioè in questo caso il Mysore India, lo devo provare. Ovviamente non lo posso provare dentro una macchina così grande e ci vuole il tostino. Uso un tostino vecchio perché è quello che dà, secondo me, maggiori risultati. I tostini moderni impiegano o troppo tempo o poco tempo e non va bene. Poi io ho sempre fatto così e così faccio, per tradizione. L'ho inserito nel tostino, accendo il fuoco e comincio a girare. Così faceva il babbo mio e così faccio io. Ha fatto la guerra, nel senso è rovinato come il topolino. Anni 50. Siamo nati in Umbria, io ero di Perugia, vicino Perugia. Sì. Dopo ho sposato e sono venuta qui. E ho cambiato provincia e comune, perché il comune eravamo di Piedaro, provincia di Perugia. Invece qui è Monte Gabbione, provincia di Terni. L'anno scorso mi ha premiato la Camera di Commercio e mi hanno dato la medaglia d'oro, mi hanno fatto il pranzo a Terni, tutte quelle belle cose, sì. Sono rimasta contenta perché nessuno ha tirato un lavoro avanti sempre senza continuo, non è lasci, ne prende un altro, poi ne fa un altro. Io, il mio è stato sempre continuo qua dentro. C'era una signora, una certa Scacciatelli, il cognome Villalba. Questa Villalba era di cuore, andava giù, le prendevano quel tacco di cuore e sveniva
Dopo per un po' non capiva niente. E correvano a sto caffè, capito? Mettevano un pentolino, svelti svelti, la polvere del caffè, poi lo mettevano in una tazzina con tantino di zucchero e riapriva l'occhio e dico, guarda, il caffè è stato proprio per noi una medicina enorme. Ricordi? Quelle malate di cuore, beh, tu sei nato dopo, sei giovane. I malati di cuore che soffrivano, che a volte gli prendevano anche del dolore, no? La parte del cuore, c'era la porta dell'alba, tutto col caffè. La porta dell'alba, e io mi ricordo questi nomi tutti perché... E dopo il caffè, per farlo buono, non vuole la fretta, è come l'amore. Se lei l'amore lo fa in fretta, non chiappa niente. Ma io sono del 23, dunque a Tavernelle fanno il mercato tutti i lunedì e avevamo un po' di bestie noi, maialine, l'agnelline, quelle cose, si portavano a Tavernelle col babbo. Andiamo lì, prendiamo lì, ormai ha cambiato un piccolo caffè con altre ditte, con altre signore. E a volte ci vengono da Arezzo, da tutte le parti, c'è la razza, c'è queste qui, ma io niente, mai niente da nessuno. No, perché dopo se cambia e non si trova bene, ritorniamo indietro e se può fare, no. Ma noi viene il dottore, scarica il caffè, me lo mette lì vicino, tranquillo. Anche il mio marito ci teneva attento col caffè, il nostro caffè di Belardi. Noi lo chiamiamo il nostro caffè, ma è di Belardi, però lo chiamiamo il nostro. Si sente proprio tutto il profumo, ti lascia tutta la bocca e la lingua buona. E il caffè è in arte. Se un anno il Costa Rica non è eccezionale, si diminuisce il Costa Rica e si aumenta un'altra qualità. Ma normalmente da 80 anni la miscela, sempre 100% arabica, è sempre la stessa. Ecco. Questo è tutto perfetto. Allora, mettiamo a mano il caffè qui, come avete visto. Con un motore aspira, aspira l'aria, aspira e porta il caffè tramite questo tubo di là. Arriva su, si apre questo, si apre così, va dentro e comincia a girare. Praticamente si mette la legna, è un forno qualsiasi che produce fiamma e calore. Una volta freddo, abbiamo il carrello, si mette là. Io sono Giuliana, sono dipendente dell'azienda della torrefazione Belardi da 27 anni. Mi sono trovata bene fin dall'inizio perché ho una passione per il caffè. Per il caffè come prodotto e per il caffè come materia all'origine. Da noi si usa mangiar bene e bere bene in tutto, sia dai prodotti artigianali che da quelli tipici casalinghi che uno può produrre direttamente nella propria abitazione. Il caffè è una di questo. We'll be right back.
questo è l'ufficio. Pronto? D'accordo. Ciao. Scusate. La persona che scoprì o inventò la leggenda dell'Arcangelo Gabriele, che avrebbe offerto caffè al profeta Maometto per guarirlo dalla sua sonnolenza, aveva intuito giustamente. A una sostanza così straordinaria come il caffè doveva servire da sfondo solo qualcosa di eccezionale. Un profeta e un arcangelo fanno infatti la cornice al quadro del caffè. Che il narratore della leggenda abbia un po' esagerato, conferendo a Maometto, appena ebbe gustato il caffè, la forza di disarcionare 40 uomini e di rendere felici 40 donne, non è cosa che debba sconfiggerci. In sostanza, la leggenda non fa altro che sottolineare l'importanza e l'effetto che ha il caffè sulle persone. Cioè, il caffè dà forza, il caffè fa stare svegli, l'alcol addormenta, leva la forza. Questo è il mio giudizio, ma io non sono astemio, ma è chiaro che un bicchiere, due bicchieri di vino ti fanno venire sonnolenza, due caffè ti fanno stare sveglio. E quando tu devi prendere una decisione, oppure quando devi scrivere, devi fare un quadro, tu devi essere sveglio. Il caffè è una cosa seria. E vederlo svilire, cioè praticamente io sento nei bar chiedono un caffè. E no, dovrebbero dire, ma tu ce l'hai? Che tipo di caffè c'hai? È 100% arabica. Da dove viene questo caffè? Niente, un caffè. E questo è grave. Tu vai al ristorante e chiedi un vino? Stasera facciamo un piccolo buffet in onore degli ospiti tedeschi, amici, e vi faccio vedere in attesa di mangiare, spiegandovi un pochino le specialità. Torta di Pasqua, come ho detto, è una bomba. E anche questo è come il caffè, non sempre viene bene, cioè il caffè viene bene, però non è facile trovarlo. Questa invece si trova sempre, però non è facile farla bene. Ecco qua. Queste sono le famose fave, voi come le chiamate? Queste sono Zauberen. Ecco. Zauberen.
che noi la mangiamo col formaggio, pecorino. Questo è classico prosciutto, come voi vedete è intero, perché da noi il prosciutto si chiama nostrale, cioè quello nostro, sì. Quello fatto in casa. È un dolce tradizionale, il torcolo arricchito dai pinoli, che sono comunque un prodotto locale, chiamato anche ciambellone in qualche zona dell'Umbria. In questa parte dell'Umbria è torcolo. Una volta il barista era un esperto. Im Mauerpark habe ich angefangen 2004 den Kaffee zu verkaufen. Und dann haben wir relativ schnell auch die Bar Totale aufgemacht, 2005. Und Kaffee Mitte dann 2008. Lui mi ha chiesto solo che aveva preso il caffè, mi piaceva e avrebbe tentato di fare qualcosa a Berlino. Also das erste Mal, wo ich gemerkt habe, wo ich eine positive Resonanz von den Kunden bekommen habe, das war auf dem Flohmarkt im Mauerpark, wo ich sehr viel Kaffee verkauft habe, nur sonntags. Und da sind teilweise dann die Kunden zurückgekommen und haben sich nochmal bedankt für einen wirklich guten Kaffee. Però i tedeschi stranamente, perché io non pensavo, sono diventati buon gustai di caffè. E la famosa rivoluzione francese, lì c'è proprio la fotografia, è partita proprio da un caffè. Stavano lì e prendevano litri di caffè. Also vom Café Mitte, der Weinmeisterstraße, wo wir jeden Tag erleben können, dass es sich wirklich lohnt, diese Mühe und diese Liebe zum Detail, mit der Belardi seinen Kaffee röstet. Das sehen wir an den zufriedenen Gesichtern der Kunden, auch der vielen Stammkunden, die vielleicht sogar jeden Tag kommen, einfach weil ihnen der Kaffee so gut schmeckt.